Magnifici destrieri persiani sui quali erano giunti al regno di Erode, dopo aver riposato nelle scuderie reali, scalpitavano con nuovo vigore tra i luoghi aridi e dirupati, lungo la strada sassosa che correva lungo la dorsale di roccia. In breve tempo giunsero al punto da cui si scorgeva il villaggio sul pendio del monte. «Fermiamoci», disse Baldassarre. «Davanti a noi c'è Betlemme, di cui ci ha parlato re Erode. Non merita davvero il nome di città. Non ritenete che prima di entrare tra le case dovremmo ancora una volta riflettere con calma sul da farsi?» Chinarono il capo affermativamente e fermarono i loro destrieri. Viaggiavano in tenuta leggera. Li accompagnavano soltanto 3 servitori e un cavallo da carico. Scesero dalla strada in un praticello all'ombra di un terebinto frondoso. Dopo essere smontati da cavallo, si adagiarono per terra sul tappeto disteso dai servitori. «Voglio incominciare da te, Gaspare», disse Baldassarre, «poiché tu sei stato il primo a concepire l'idea di questa spedizione. Dicesti allora che avevi visto sul lontano orizzonte una nuova straordinaria stella e, misurando il suo cammino, eri giunto al convincimento che essa si era fermata sulla terra giudea. Eppure, quando siamo giunti qui, ci siamo convinti che nessuno aveva visto quella stella e nessuno sa di una nascita prodigiosa. La città a cui ci hanno indirizzato è un miserabile villaggio. Di, sei certo che i tuoi calcoli non ti abbiano indotto in errore?» Il vecchio mago rispose calmo, senza fretta. «Sono certo dei miei calcoli, fratelli. Ho trascorso la vita a seguire le stelle. I miei occhi sono spenti per il continuo osservare il cielo. Non vedo la strada sotto i piedi, ma il grande Ahura Mazda mi permette di scorgere la stella che cerco nel cielo. Ho controllato parecchie volte il mio calcolo e sono certo che è esatto. La stella è in qualche punto sopra di noi». Sollevarono istintivamente le teste, ma nel cielo azzurro non si vedevano stelle. «E hai visto la stella durante tutto il nostro viaggio?» continuò a domandare Baldassarre. «L'ho vista ogni notte». «Però non riesci a stabilire il punto esatto?» «Non ci sono riuscito finora, ma sono certo che una volta arrivati al punto giusto, la stella confermerà che siamo veramente giunti alla nostra meta. Dunque, per convincerci di questo, dobbiamo attendere il crepuscolo. Confesso che questo villaggio non suscita la mia fiducia. In simili case, di solito, abitano semplici contadini. E ora mi rivolgo a te, Melchiorre. Rammentaci ancora una volta quel che dicono di Shao Xiant, gli antichi libri». «Ripeto quel che dice il libro Vendidad. Sarà un Shao Xiant della stirpe del padre di Zarathustra. Assicurerà al bene la vittoria definitiva sul male e renderà felici tutti gli uomini, anche coloro che sono defunti». «Il libro non parla della sua nascita». «Non dice nulla che potrebbe aiutarci.
E adesso dici quel che sai del Messia giudeo. Gli ebrei attendono qualcuno che chiamano Messia, dicono che sarà un condottiero che assicurerà loro il dominio sul mondo e su tutte le nazioni. Ma taluni dei loro libri dicono di questo Messia cose strane, che contrastano con le attese. Raccontano che sarà tranquillo e buono, che insegnerà alle genti l'amore e tuttavia riporterà la vittoria sul male e donerà la sua grazia perfino ai morti. Può essere che le nostre attese coincidano con le loro attese? Così pare. Chi sarà colui che abbiamo la speranza di ritrovare? Da chi ci ha condotto la stella? Dal Messia ebreo o da Sao Xian? Pongo questa domanda a entrambi voi. Benché interrogasse entrambi, guardò prima Gaspare. Il vecchio mago stava seduto col capo appoggiato al tronco dell'albero. Aveva fissi nel vuoto gli occhi, che vedevano a stento e forse non vedevano più le cose della terra, come se in qualche luogo lontanissimo cercasse la risposta ai suoi pensieri. «Se l'Eterno Ahura Mazda», incominciò con voce un po' tremante, «mi ha permesso di scorgere con i miei occhi spenti la stella, questo può significare una cosa sola, che voleva che io la scorgessi. Da quando osservo il cielo non ho mai visto una stella simile. Egli stesso me l'ha indicata. Ha importanza chiedere chi stiamo cercando, visto che siamo sulle tracce di colui che ci è stato comandato di trovare? E se colui che cerchiamo si rivelerà come il Messia ebreo, il condottiero di Israele? Chiunque sia, sarà colui che ci ha inviato l'Eterno. In ogni profezia che debba passare per la bocca dell'uomo sono contenute, accanto alla volontà divina, pure le aspirazioni umane. E accade che si realizzino sia l'una che le altre, ma in modo diverso. La volontà divina conformemente all'intenzione del Dio del cielo. Le aspirazioni umane purificate dalle avidità terrene. «Gaspare ha detto quello che penso anch'io», affermò Melchiorre, finora silenzioso. «Siamo concordi, poiché anch'io non la penso diversamente», disse Baldassarre. Non cerchiamo dunque ciò che desideriamo, cerchiamo quello che ci ha ordinato di cercare, il Dio del cielo. Lo hai detto, assentirono entrambi. In questo caso preghiamo perché il divino Ahura Mazda voglia indicarci se siamo nel luogo in cui ci ha ordinato di giungere. Si alzarono e si volsero verso il sole. Con le braccia spalancate ripeterono a lungo e con ostinazione le parole degli inni. Rimasero sul prato fino al crepuscolo. Finalmente incominciò a far buio. Improvvisamente, Gaspare, che in precedenza era stato seduto immobile come se dormisse o fosse profondamente immerso nelle sue meditazioni, si scosse e si ravvivò. Si poteva pensare che fosse preso da una sorta di inquietudine. Il suo capo si muoveva sul collo magro e gli occhi che non vedevano roteavano irrequieti. La mano scarna cercò il bastone e quando la trovò il vecchio mago appoggiandovisi si levò energicamente in piedi. «Guarda!» Baldassarre diede nel fianco a Melchiorre. «Guarda! Gaspare ha recuperato la vista!» Il vento gonfiava il lungo mantello e la morbida barba bianca del vecchio. Trovando il sentiero con l'aiuto del bastone, Gaspare raggiunse la pista lungo la quale erano giunti da Gerusalemme. Baldassarre e Melchiorre lo seguivano.
La strada era deserta. I viandanti che erano passati di là durante il giorno, da parecchio tempo ormai, dovevano essere giunti alla meta del loro viaggio. Il vento soffiava forte, a raffiche. I suoi colpi portavano la frescura dell'acqua. «Si accendono le stelle», mormorò Baldassarre. In qualche punto sopra di loro brillò pallidamente la prima. Subito dopo comparvero la seconda, la terza, la quarta. Gaspare, ritto in piedi, teneva il capo levato in alto, come chi segue il volo degli uccelli. Aveva intrecciato le dita e aveva posto entrambe le mani sulla fronte. Sul suo viso era evidente la concentrazione e un enorme sforzo. Respirava pesantemente. Il vecchio mago continuava a restare sulla strada col capo alzato, con gli occhi fissi al cielo, che era diventato sempre più luminoso per le stelle che vi si accendevano incessantemente. Gaspare serrò le dita sulla fronte e la strinse forte. Respirava con sempre maggiore frequenza e sempre più dolorosamente. «Abbiamo sbagliato», sussurrò Baldassarre. «Ci è stato indicato un luogo errato». «Aspettiamo ancora», rispose Melchiorre col medesimo sussurro impercettibile. E di nuovo si prolungarono gli istanti dell'attesa, scanditi dalle raffiche del vento. Il cielo era ormai tanto incastonato di stelle che non pareva possibile scorgerne un'altra nuova in quella moltitudine. Ma ad un tratto Gaspare si tolse le mani dalla fronte. L'espressione tesa a cui era improntato tutto il suo viso si rilassò. Il corpo del vecchio sapiente incominciò a tremare. «C'è!» esclamò. «L'hai vista?» chiesero entrambi. «La vedo! È qui! Brilla proprio sopra la mia testa! Indica quella direzione!» Tese la mano. «Sta indicando il villaggio!» «Indico la direzione che mi dà la stella!» Il vecchio mago scosse deciso la mano tesa. «Là ci sono solo povere case!» «Ciò nonostante dobbiamo andare là!» «E andiamo allora!» Thank you.